Salve a tutti, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di questo libro che io trovo molto interessante, che si intitola L'Imbianchino. È di Damaso Frazzoni ed è edito da Ulrico Oepli di Milano. È quella che vediamo noi, che io ho a mia disposizione, è l'ottava edizione, ma credo che ce ne siano state forse un'altra. Ancora un'altra due, è un libro credo dei primi del Novecento, ma molto interessante perché, secondo me, perché è scritto, diciamo così, in un linguaggio un po' antiquato per noi, in un modo che racconta così questo mestiere. In un modo molto poetico, dove le cose erano ancora fatte a mano, però nel contempo si stava passando diciamo alle tecniche moderne, quindi si iniziavano a vedere prodotti anche di tipo industriale. È molto interessante perché parla un po' di tutto, delle tecniche. E delle cognizioni anche, io leggo, ecco, ad esempio alcuni capitoli, cognizioni terminologiche del mestiere, delle varie superfici, quindi vengono spiegate che cosa si trova, che tipologia di superfici si possono trovare e anche dei diversi tipi di tinteggiatura, delle diverse tinte, delle tinte a fresco, dell'incausto. È un libro veramente molto molto interessante che consiglio a tutti. Di leggere e anche di tenere sempre così a mente quando magari si ha voglia di andare a vedere come si lavorava un tempo e per capire quali sono le differenze e quali sono le cose che si possono ancora oggi utilizzare sui cantieri moderni. Ve lo consiglio, leggetelo.